Ecco il nostro gruppo pronto a partire per la nostra eroica da Radda in Chianti. Il percorso dell'eroica percorre alcune delle più belle strade della zona del Chianti Senese, della Val d'Arbia e della Val d'Orcia, ma il clou è rappresentato da quei tratti di strade bianche ancora esistenti che attraversano le dolci colline senesi che consentono di rivivere l'atmosfera del ciclismo d'epoca. Percorso lungo misura 205 km, di cui 110 bianchi, ed è interamente tracciato con segnalettica stradale. I primi chilometri, immersi in una fioca nebbia mattutina e da un tiepido sole, ci portano verso il borgo rurale di Vertine, che conserva resti di una struttura alto medievale. Gaiole ormai è lì sotto di noi, a una manciata di pedalate. Si riparte e dopo pochi chilometri e una bella salita troveremo il castello di Broglio, che troneggia al centro dei terreni dell'azienda Ricasoli. Si riparte in direzione Siena. La strada è in leggera discesa, che ci porta, dopo una serie di brevi ma impegnative salite e seguite da altrettante discese, fino alla periferia di Siena, località Quattro Torri. Abbiamo percorso 30 km. Qui una ripida salita di 1 km, segnalata dall'apposito cartello indicatore, ci riporta in quota. La città del Paglio si sfiora appena, rimane vicina, col suo profilo intrigante che per un breve tratto chiude il nostro orizzonte. Siamo quasi a Siena e una deviazione per una visita alla città del Paglio è d'obbligo. Torniamo a pedalare tra salite e discese in assoluta tranquillità, godendo della bellezza dei luoghi. Il La strada bianca si allunga lungo i continui e dolci saliscendi che portano a casolari isolati. Intorno la campagna si fa sempre più ampia e il panorama, soprattutto a est, spazia verso e oltre le crete. Si pedala ancora lungo un percorso ondulato che traccia un ipotetico confine tra le crete Val d'Arbia e le colline,
che oltre la montagnola senese continuano nel grossetano. Andiamo ora sulla sinistra in direzione di Vescovado di Murlo e poi Murlo, splendido paese arroccato su un colle che domina la vallata. Si continua verso Buonconvento su una strada sterrata che scivola in discesa tra un mare di terra verde. Lasciamo Buonconvento su una strada in leggera discesa e poi riprendere l'ennesimo tratto sterrato, una strada bianca in buono stato che scende sulla pianura. Il tracciato dell'Eroica continua, inizialmente in pianura, ma ben presto su pendenze che arrivano fino al 15%. Si procede ora verso Montalcino, su una strada sterrata che scende anche con pendenze importanti. La strada che porta alla città è tutta un susseguirsi di curve che si aprono su panorami infiniti. Ed ecco Montalcino, la città aggrappata alla sua imponente fortezza. Si continua in direzione di Siena lungo una bella strada asfaltata che scende per più di 5 km. Lo spettacolo si fa sempre più maestoso. Questa parte della provincia di Siena si distende sotto di noi con i suoi campi coltivati a grano, con le sue chiazze di bosco e i suoi vigneti, fino ad Asciano. Lasciamo Asciano, ancora un altro tratto sterrato e ancora chilometri assolutamente straordinari. La strada bianca dal fondo buono ci riserva uno dei tratti più fascinosi di questo straordinario tracciato. Ancora una volta, come spesso accade nelle crete, la strada si allunga sul crinale della collina e questo ci permette di spaziare con lo sguardo a 360 gradi. Anche lungo questi chilometri, i connotati più evidenti che ci colgono sono la maestosità dei panorami, questa immensità di terra che riprende a essere interrotto dai calanchi che si fanno sempre più frequenti e le tonalità abbaglianti di un territorio che ha tra le sue caratteristiche proprio il colore che cambia a ogni stagione. Thank you.
si continua in discesa, a tratti in forte pendenza, fino a incontrare l'asfalto. La strada continua ondulata, offrendoci panorami straordinari di questa aspra terra delle Crete. Da qui la strada segna il passaggio tra le Crete e il Chianti, dove gran parte del territorio è terra di vino, vigneti a perdita d'occhio e cantine. Ci attende ora l'ultimo tratto sterrato di questo interminabile itinerario. Gli ultimi 3 chilometri che portano a Radda sono asfaltati e in continua salita.